gioia a tutti. Celebriamo oggi la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. Quindi oggi con gioia diciamo che Gesù è il nostro Re. Ma come ci viene presentato il nostro Re nel Vangelo oggi? È un Re inchiodato a una croce, solo, nudo, flagellato, deriso, sofferente. E la scritta sulla croce ce lo presenta così: Costui è il Re dei Giudei. Come a dire, questo è il tuo re, che ti aspettavi? E già, cosa ci aspettiamo noi da un re? Cosa ci aspettiamo da Gesù quando diciamo che è il nostro re? Un re è una persona importante da onorare, una persona che ha un certo potere e un regno su cui esercitare questo potere, che poi è una responsabilità. E anche noi quando ci rivolgiamo a Gesù nelle nostre preghiere, lo lodiamo. Per la sua grandezza, per la sua maestà, o lo ringraziamo per i benefici che compie nella nostra vita quando li riconosciamo. Ma quando non li riconosciamo, quando cioè le nostre preghiere sembrano ignorate, quando non interviene quando vorremmo noi, quando nonostante le migliori intenzioni, quando preghiamo per la vita, il bene o la salute delle persone più care e non va come vorremmo noi, anche allora Gesù rimane il nostro re, oppure lo spodestiamo, oppure cioè prendiamo il suo posto e decidiamo noi cosa sia giusto, cosa sia sbagliato, cosa è bene o cosa è male. Come i capi nel Vangelo che sfidano Gesù dicono: ha fatto tanto bene nella vita degli altri, che si riscatti anche i miei occhi, che intervenga nella mia vita, che dimostri anche a me qualcosa. Perché vorremmo che un re che esaudisse le nostre aspettative, i nostri desideri, un re, vogliamo un re che fa la nostra volontà. E ci consideriamo quindi superiori a Gesù, cioè più di lui sappiamo cosa sia giusto, cosa sia sbagliato per noi. Oppure, anche se non ci consideriamo superiori, ci consideriamo però alla pari, come il malfattore a fianco di Gesù. Allora, in quei casi lo vediamo sofferente come noi, in croce, e davanti a questa sofferenza ci sentiamo ancora più in diritto di dire: ma anche tu vedi soffrire questo mondo, con le guerre, con le malattie, con il dilagare della violenza, perché non intervieni? Perché non fai niente? Scendi da lì e dimostrami che. Però Gesù nel Vangelo non risponde a tutte queste provocazioni. E penso che contemplandolo crocifisso, ieri come oggi, la sua risposta sia sempre uguale. E Gesù ci dice: io non scendo, e lì dove mi inchiodi rimango. Lì dove mi inchiodano i tuoi peccati, le tue convinzioni, le tue paure, i tuoi no alla mia volontà, che è una volontà di amore, perché io faccio tutto per amore. Mi costringono a stare qui, inchiodato dalla tua volontà. E davanti alla tua volontà io sono impotente perché ti ho lasciato libero. Sono un re che si consegna a te. È grande il mistero d'amore che ci viene affidato oggi, è grande l'amore che Gesù ci dimostra oggi e che ci dimostra ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Quando cioè si rinnova questo miracolo d'amore, quando Gesù ci dice: anche se tu con i tuoi peccati mi inchiodi alla croce, se guardi a me, se ti riconosci peccatore, se riconosci di aver bisogno della mia misericordia, per te si aprono le porte del regno di Dio, che è un regno d'amore, prima nel tuo cuore e poi nel paradiso, dove vivrai godendo della gloria di Dio. E Gesù ci vuole coeredi con lui del regno del Padre. E anche se noi lo sfidiamo e gli diciamo: dimostrami quanto vali, Gesù ci risponde: non ti dimostro quanto valgo io, ma quanto vali tu per me. Vale il prezzo del mio corpo e del mio sangue. E ci dice: non mi devo riscattare ai tuoi occhi, adempiendo i tuoi desideri, le tue richieste, le tue preghiere, ma riscatto io te dai tuoi peccati perché ti voglio con me nel regno del Padre. E il regno del Padre, come ci dice San Paolo, è un regno di giustizia, di pace e di gioia. E perciò oggi vogliamo aprire le porte del nostro cuore e lasciare che Gesù vi dimori come re. È un re che sa cosa è più giusto per noi, un re
un re che sa cosa è meglio, qual è il bene per tutti i suoi figli. E quindi abbandoniamoci con fiducia alla sua volontà e lasciamo che lui ci conduca veramente al regno del Padre, perché siamo eredi di gioia, di pace e di amore. Buona domenica. Preghiamo. O Padre, che ci chiami a regnare con te nella giustizia e nell'amore, liberaci dal potere delle tenebre, perché, seguendo le orme del tuo Figlio, possiamo condividere la sua gloria nel paradiso. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Buona domenica a tutti voi.